Ciao a tutti ragazzi, io sono Gigi e oggi vi voglio portare, iniziare anzi, la serie su Ratchet & Clank. Però visto che ci sono molti, ci possono essere dei problemi nella registrazione, soprattutto dei filmati. Quindi vediamo come va e poi soprattutto anche la vostra risposta, se vi piace o meno. E quindi niente, procediamo e vediamo se tutto va per il meglio. Ok, iniziamo subito. Allora, prima parte, vediamo se ci lascia fare tutto. Aprimi la 7! Tu, muoviti, sì! Oh, ti credi un eroe, è vero? Identificazione detenuto 117. Chip Helix. Pensi di farmi paura, sbirro? Sono sopravvissuto ai meandri più bui dell'universo! Postacci da farti tremare i bulloni ai polsi! Le fosse dell'eternità di Zordum! Le prigioni di ferro di Novalis! Ah! E che prigione! Saluti a te, novellino! Sono... il Capitano Quark? Io non ci credo! Sei tu! Ho sempre sognato di essere arrestato da te! Su, togliti di mezzo. Stavo parlando con te, Zed. Sì, capitano. Allora, novellino, a quanto pare conosci tutte le mie avventure. Certo che sì! Sei il più famoso supereroe della galassia! Ormai non è più famoso! Le parole fanno male, Solingo Bill. Sono un tuo grande fan! Ho già prenotato il nuovo olo-gioco di Ratchet & Clank. Il cosa? Hai presente? Il gioco basato sulla tua disavventura con il Lombax. Ah, vuoi dire l'olofilm? Sì, non è male. Per chi ama gli effetti speciali. No, intendo il gioco. È tratto dall'olofilm. Ehi, ho qui l'email di conferma. Mi arriva in prigione via posta magnetica. Fanno il gioco di un olofilm basato sulla mia vita? Nessuno mi ha consultato. Oh, è colpa mia. Sono rimasto lontano dalle scene in questo buco dimenticato troppo a lungo. E ora nessuno conoscerà la mia versione. Io la sentirei volentieri, capitano. Davvero? Beh, allora accomodati, criminale diffidente. Ti racconterò una storia. Tutto ebbe inizio con uno sventurato Lombax di nome Ratchet. Dove credi di andare? Ehi, hey, Grim! Sei qui! Credevo di trovarti all'Emporio a prendere bobine gravitazionali. Beh, sono qui. Sono sempre qui. Non credo che la tua fuga abbia a che vedere con quei provini per i Ranger Galattici, no? Mi serve solo un'ora. Andiamo, Grim. Qui stiamo parlando dei Ranger Galattici. Ci sarà anche il Capitano Quark. Non te ne andrai finché la nave del signor Micro non sarà a posto. Sotto con quell'arnese! Ok, iniziamo. Mi sembra una nave a sollevamento ma... forza, falla girare. Questo è un piccolo tutorial, giusto per farci capire i tasti. Ok, vediamo se le nuove Versa lampadine funzionano. Guarda su, c'è niente che lampeggia? Sì, il lato sinistro è a posto. È un miracolo. Ok, ora le luci dei post bruciatori. Guarda in basso. Luce post bruciatore sinistra, ok. Quest'affare potrebbe essere pronto per lo spazio, dopo tutto. Una luce post bruciatore destra, ok. Velocissimi. Se ci siamo, i notiziari dicono che le prove si terranno al Luna Park. Fagli vedere chi sei, ragazzo! E così Ratchet iniziò la sua avventura sperando di diventare un Ranger Galattico. Il sole è alto su Kaiser. Benissimo, andiamo. Recuperiamo tutti i pezzi che poi ci serviranno più avanti per potenziare armi e cose varie e comprarle. Molto bene.
È veramente bella la storia, spero che me la lasci registrare per intero in maniera che anche voi potete godere appieno del gioco. Che l'ho giocato tempo fa, non mi ricordo quasi niente, come al solito. Però adesso presto recuperiamo un po' di memoria e capiamo come fare tutto. Allora, va bene, andiamo da queste ranocchie. Ratchet fece a pezzi i nemici con la sua fidata Onnichiave. Bello anche che c'è la spiegazione, viene raccontato in sottofondo, veramente carino. Per sbarazzarsi dei nemici, Ratchet ricorse all'antica tecnica guerriera del santo. Ah, sono pieni di roba verde questi ranocchi. Andiamo. Ratchet sapeva di dover affrontare tremende minacce. Se fosse stato ferito, soltanto il nanotech l'avrebbe salvato. Ah, una volta ho usato quella roba dopo una rapina in banca. Mi ha curato 3 ferite di proiettile su 5. Via ranocchio. Ah, sotto non c'è niente. Qualche pezzettino, ma recuperiamolo. È veramente bello da vedere, la storia è simpatica, carina. Ostentava una sfacciata di sicurezza per la proprietà pubblica. Guardatelo, distrugge casse, insolente. Si voleva solo raggranellare Bolt per acquistare una nuova arma con cui proteggere la galassia. Ehi, il narratore sono io. Ecco qua. Sconfitti i nemici, Ratchet avanzò. Destinazione, il suo destino. Il suo destino. Allora, volevo portare anche un gioco così proprio per farvi vedere che non è che ho solo un genere, che di solito è violento. Quindi a me piace più che altro che siano fatti bene i giochi e soprattutto che abbiano una bella storia. E questo le ha tutte e due. Benvenuti all'incontro di reclutamento dei Ranger Galattici. Entrate nel percorso di addestramento e mettetevi alla prova. Sei pronto a diventare un Ranger Galattico? Ok, sì, siamo pronti. Pronto a dispensare giustizia? Diciamo che tutta la prima missione è praticamente un intero tutorial, però va bene. È fatta bene, carina. Salve, recluta. Sono Cara Berolax. Dimostraci la tua abilità di gambe saltando questi ostacoli. Un buon ranger è sempre attento all'ambiente che lo circonda. Supera queste piattaforme mobili. Ehi là, quassù, sono io, il capitano. Ben fatto. Opla. Potresti essere il ranger galattico che cerchiamo. Procedi alla fase successiva del percorso. Sono Brax Rectrus e la mia specialità è la forza bruta. Vediamo se riesci a sfasciare. Niente male, andiamo avanti. È ora di mettere le mani su un'arma con i controrazzi. Prendi un guanto bomba fusione dal rivenditore Gadgetron. Oh. Non te ne pentirai. Presa. La nostra prima arma. Perfetto, prossimo passo. La galassia di Solana era un luogo pericoloso, come dimostravano le numerose casse. Sono proprio ben animati anche i nemici. E danno. Si muovono velocemente, sono veramente belli, dai. Vediamo. All'evento, per favore non cercate di stringermi la mano. La mia poderosa stretta può mandare in frantumi anche l'autostima dei ranger più eroici. E mi dispiacerebbe molto mettervi subito fuori dai giochi. Veramente bello. Allora, c'è solo forse la voce un po' bassa. Fatemi guardare un attimo se nelle opzioni audio c'è la possibilità di regolare un po'. Ecco, vediamo audio. Allora, dialoghi. Sono a manetta. Però magari abbassiamo un po' la musica, forse sentiamo meglio. Gli effetti e i dialoghi li lasciamo alti. Sottotitoli lasciamoli, dai.
Aspetta, è rimasto registrato, sì. Ok, continuiamo, vediamo un attimo. Sentiamo se si sentirà meglio. Per aumentare l'adrenalina abbiamo dato ai manichini un lanciafiamme Gadatron. I nostri legali dicono che è lecito. Ah, bene. È veramente simpatico. Passa alla sfida finale. Coraggio, Ratchet, puoi farcela. Vediamo un po'. Se sopravviverai a questa terribile ondata di nemici, potresti essere assunto come Ranger Galattico. Ah già, che tornano sempre qua le casse, quindi... Uno andato! Ehi, quei rospi sembrano agguerriti. Ah, abbiamo già fatto... Siamo già saliti di livello? Va bene. Straordinario. Che sia lui il prossimo Ranger Galattico di Solana? Recuperiamo le munizioni. Via, recuperiamo tutti i punti. Vieni da me dopo lo show. I punti sono dadi a bulloni. Non è andata così male. Un altro distrutto. Ok, questo l'abbiamo già fatto. Va bene, siamo carichi, andiamo. È veramente bello. L'inutile roba di fatto sapeva che la sua unica possibilità era sfruttare il sistema di ventilazione. Doveva solo correre al condotto per portare a casa circuiti e bulloni. Va bene ragazzi, niente, le scene sono bloccate, non potranno essere registrate. Io spero che non vi disturbi troppo. Comunque è successo che Ratchet è stato, anche se ha passato l'esame, non è stato accettato come Ranger. E poi ci siamo spostati su un altro pianeta dove vengono prodotti dei robot da guerra e c'è un robot piccolo che è un robot difetto che adesso stiamo per impersonare e niente, dobbiamo scappare perché ci stanno dando la caccia e hanno presentato i personaggi cattivi, uno scienziato pazzo e il, come si dice, il proprietario della fabbrica e il robot grosso che adesso ci dovrebbe dare la caccia da quanto ho capito. Recuperiamo il tutto. Ecco, è quello che parla. Tu non mi deludi mai. Ecco, Victor. Va bene. L'inerme robot difetto sapeva che per sopravvivere doveva tirare bombe contro qualsiasi ostacolo. L'inesperto robot difetto vide un mollabot di fronte a sé. Sapeva che con quel dispositivo avrebbe... Recuperiamo tutto prima. Delle porte, la gravità. L'ingenuo robot difetto doveva lanciare un mollabot, ma dove e come? Eccolo che ci sta dando la caccia. Eccolo qua. Eccoti lì. Santo cielo. E stai fermo, inutile ammasso di ferraglia. Mamma mia. Ah, ce l'abbiamo su. No, m'ha preso. No, odio l'acqua. Via. Ok, l'abbiamo annaffiato. D'improvviso il robot difetto scorse un elettrobot. L'apparecchietto poteva alimentare molti dispositivi, ma dove lanciarlo? Però, tu sì che sai creare pathos. Grazie, Shiv. Vado molto fiero del mio talento come narratore. Quale sarebbe il problema, Victor? Non può scappare, Presidente. A questo punto ce l'ho in pugno. Ah, devo andare a prendere anche...
Com'era? Ho sbagliato qualcosa? No. Sbaglio. Dovevo schiacciare il pulsante, io invece ero convinto di dover buttare la bomba. E invece ci serve laggiù. Ok, proseguiamo. Non è stato difficile. Ah, riparte l'inseguimento. Di nuovo quel bestione. Ah, lasciaci stare. Torna qui, miserabile robot difetto. No, sbaglio a saltare. Prova a sfuggire a questo. Ah. Ok, stavolta ce l'ho fatta. Corri, corri. È proprio arrabbiato con noi, eh? Acqua! Per fortuna si mette. Ok, ragazzi, mancano proprio i fili. Ratchet aveva la mente affollata da mille pensieri. Sarebbe riuscito a riparare quel minuscolo robot? Era forse la chiave per l'avventura che sognava? Aveva lasciato acceso il prototipo del motore in garage? La risposta a tutte le sue domande era sì. Va bene, un attimo. Ora torniamo al garage. Ok, ragazzi, allora vedo che tutti i video vengono saltati. Io adesso non so come verrà il risultato finale. Comunque, allora, io adesso fermo qua e fatemi sapere voi se volete che lo continuo e lo porto per intero anche senza i filmati, perché io posso farvi delle piccole riassunti, come adesso di fatti il robottino è riuscito ad arrivare sul pianeta di Ratchet e si è rotto e Ratchet adesso vuole aiutarlo e aggiustarlo praticamente. E quindi non lo so, ragazzi, mancano dei veri pezzi della storia ed è proprio bella, quindi ditemi voi, se vi piace io continuo, altrimenti niente, è solo stato un piccolo assaggio. Va bene, qui è Givgi e passo e chiudo.